going. Un'altra Madonna. I rappresentanti di giovani si porca fortuna. Un'altra Madonna. E ce ne siamo sei. È il figlio di... Angela? Un'altra Madonna. È la quarta. Boh, è facile che esca un cane. Sono due, uno e uno. Escono uno o l'altro. Andi, andi, andi. Ti stili di te. Giù lo tieni. Quindi l'ordine di partenza è primo carro Giuventieri, secondo carro dei giovanotti, terzo carro dei giovani. Le polemiche dell'ultimo minuto sicuramente non mi appartengono, perché io guardo avanti nel rispetto del ruolo e dell'istituzione in cui ricopro. Faccio solo un appello alla cittadinanza, visto che è un momento in cui ci siete tutti, come abbiamo fatto quella sera al convegno. La tradizione appartiene alla comunità, non ai carri che vanno a correre. Appartiene anche a loro, perché fanno parte di questa comunità. Sono due principi fondamentali che dobbiamo rispettare oggi. Le regole del pubblico, che sono tutte quante scritte nell'ordinanza, quindi ci dobbiamo ben comportare chi guarda i carri. E chi corre i carri deve rispettare le regole. Questa è l'unica soluzione affinché nel 2023 ci possiamo rincontrare in questa piazza. Se questo non l'abbiamo capito, non c'è soluzione poi, perché abbiamo trovato soluzione al tecnico del fondo, abbiamo trovato soluzione ai veterinari della commissione, abbiamo trovato soluzione a tutto. La soluzione a noi non ce la può trovare nessuno, solo noi stessi. Allora, come è stato ben specificato nello statuto, ci sono sei bussolotti della Madonna e due per ogni carro. Qui con me sono presenti, oltre ai rappresentanti dell'amministrazione, i componenti della giuria che valuteranno con me tutta la corsa di oggi. Hanno portato un bambino per ogni carro, hanno visto sopra in comune i bussolotti, sono stati chiusi davanti a loro e stanno dentro l'urna. Quindi cominciamo dal carro che ha vinto nel 2019 e procediamo col primo bussolotto. È un carro, purtroppo. Carro dei giovani. Adesso il rappresentante dei giovani. È un carro, Giuventieri. Giovanni qua! Troppo, sono tutti i carri. Carro dei giovanotti.